Buongiorno da Giulia Mancinelli. In primo piano la cronaca. Una condotta idrica si è rotta ieri sera in via Cavour all'angolo con via Mastai, provocando una voragine e il rigonfiamento di un tratto di strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato l'area. A sincerarsi dell'entità del danno è stato anche il sindaco Massimo Olivetti, arrivato insieme alla polizia locale e ai tecnici del comune, che si sono subito messi al lavoro per ripristinare la condotta idrica. Ha illuso la sorveglianza della polizia penitenziaria nell'area di sosta dell'A14, fingendo di andare in bagno ed è scappato per le campagne di Montemarciano. Protagonista della rocambolesca fuga è stato un ragazzo di 17 anni che la polizia penitenziaria stava trasferendo al carcere minorile di Bologna. Il giovane è stato rintracciato e ammanettato nel centro storico di Montemarciano. La Protezione Civile Regionale ha emesso una nuova allerta meteo per vento forte, valida per tutta la giornata di oggi. L'allerta rimarrà arancione fino alle 12 e tornerà ad essere gialla fino a mezzanotte. Da oggi la spiaggia di Velluto si immergerà nel clima natalizio con l'avvio ufficiale del calendario degli eventi. Intanto il sindaco Olivetti è al lavoro per completare il bilancio 2024 che approderà in consiglio comunale entro fine anno, mentre proseguiranno i lavori per la rimozione dei detriti alla foce del Misa. Tutto questo nell'intervista online oggi su Vivere Senigallia. Il Covid. Continuano a crescere i contagi nelle Marche. Negli ultimi 7 giorni sono stati infatti 1.195 nuovi casi di positività rilevati contro i 976 della settimana precedente e metà dei contagi sono in provincia di Ancona. I ricoveri negli ospedali sono 174 più 34, di cui 4 in terapia intensiva. In settimana si è verificato un decesso che fa salire a 4.467 i morti per Covid dall'inizio della pandemia. Lo sport, il calcio, la Vigor Senigallia si prepara al match del riscatto dopo la sconfitta contro il Fossombrone. L'avversario di turno da battere stavolta è l'Avezzano, ospite domenica al Bianchelli. Fischio d'inizio alle ore 15. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.